A tutti e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui con la carriera allenatore di FIFA 22. Andiamo a vedere subito queste notifiche. La primissima è che Mertens è rientrato al Napoli, va bene così. Poi prestito giocatore, vabbè, scaduto di Mertens. Fernandez ha raggiunto la squadra Enzo Fernandez e Val Milan. Perché arriva Kessié da noi, 50 milioni più il cartellino di Kessié. Quindi tipo una settantina di milioni. Tra l'altro aveva anche una clausola bassa. L'ho puntato perché ho detto: se non riesco a 50 milioni, vado a prendere. Che sì, perché si poteva fare l'offerta. Cioè, l'offerta era da 81 ai 113 milioni. La clausola era di 87. Quindi ho detto: se non accettano 50 milioni più Hernandez, vado a prendere la clausola che è bassissima. Poi Arnautovic va in prestito, come abbiamo già visto nello scorso episodio, al Siviglia. Frattesi lascia la squadra all'Inter perché io prendo Laimer, 25 milioni più Frattesi. Mi spiace per Frattesi. Fred lascia la squadra e va all'Leicester City perché io ho preso Brozovic. Oh, in mente di cambiare, ho detto prendo Brozovic che aveva belle caratteristiche. E poi ho preso questo come attaccante nigeriano dal Napoli. Okoye 20 milioni. Non sono riuscito a piazzare il prestito con diritto di riscatto. Mi volevano fare il prestito secco. Ho detto eh no, eh no, eh no. Poi finisce come Mertens. Almeno lo posso riscattare. Se esce subito il messaggio. Non me lo volevano dare. Prestito secco. Poi lo facevo crescere. Se lo beccavano loro. Ho detto allora prendo 20 milioni. Male che vada. È giovane. Overall importante. Lo mando via in prestito. E quindi aspetta, voglio vedere bene cronologia trasferimenti. Dovrebbero uscire club, ecco, che sì, 50 milioni più Enzo Fernandez, andato vice in prestito. Ah, 26 milioni e 3 per Laimer, giusto. Più Frattesi, Kunku gratis, 15 milioni più Fred per Brozovic. E Okoye 20 milioni dal Napoli nigeriano. Perché ho in mente di cambiare modulo. Adesso ve lo farò vedere, quello ufficiale. Eccolo qui, il mio modulo ufficiale che voglio adottare, che poi si cambierà, sarà un 4, sempre 3-3, falso 9, però con due mediani, un centrocampista centrale che poi può essere spostato anche a trequartista, volendo per rendere più offensiva, il falso 9 con Almada e le due ali. Poi potrei cambiare, ho messo anche Enrique esterno perché potrei cambiare un 4-2-3-1, cambiare moduli per sorprendere gli avversari. Alvarez, sono sincero, se riuscissi a scambiarlo per un altro AT, avevo fatto un'operazione per Dybala, volevo Dybala, sarebbe stato perfetto, diciamo, mi peccava nella resistenza, però avendo Almada e Traoré. Potevo schierarlo, però volevano troppi soldi, magari ci posso anche riprovare. Purtroppo Alvarez il primo anno non lo posso rivendere. Vabbè, come trequartista c'è anche, cioè come mediano c'è anche Laimer. Però un altro lo dovrei andare a prendere, eh. Un altro mediano lo dovrei andare a prendere. Mi era venuto in mente Ndidi, 27 anni 86, e penso sia in scadenza perché cioè, si può prendere a valore di mercato, ma forse potrei anche strapparlo almeno. C'è anche Locatelli dello United, che non sarebbe male, però è appena accettato. C'è Kanté, ma secondo me è troppi soldi. C'è Harram Bari, che pure alle cifre non è male, anche se preferirei Ndidi a questo punto. Deron. Potrebbe essere l'acquisto, diciamo, a poco dell'Atalanta o Bisuma, non so se si pronuncia così, dell'Inter. Andremo a indebolire l'Inter. Punizioni potenti, tra l'altro, classe, tiri da fuori. Ma scusa, ma perché ha tanto di punizione questo ragazzo? 79, vabbè, ma non è che ha chissà che. Avevo messo Anguissa come centrocampista. Poi c'era lui, Dybala. Rivoluzionario, se voglio sperare in un piazzamento europeo, devo prendere giocatori forti. 50 milioni per Didi, 65. Ribatto con i miei 50 milioni.
E ti aggiungo una clausola del 2% sul prezzo di rivendita. Accettano, ottimo, 50 milioni prezzo di saldo per Didi. Andiamo a fare il contratto. Prende un bel po' a settimana. Mi è venuto in mente di fare una piccola operazione di mercato. Allora, cioè, una piccola idea. Voglio provare a prendere Dybala che è in scadenza. Io offro 65 milioni a 30 anni, è vero, ma giocatori d'esperienza tipo Brozovic 31 ci servono. Metto 2% di clausola, 65 milioni per Dybala, 77 col 10% di clausola. Scendiamo al 3% e ti ripropongo i miei 65 milioni. Io avevo offerto Alvarez più mi sembra 25 milioni, ci andavano a guadagnare sti scemi. E ora invece mi sa, me lo cedono anche a più poco, infatti 65. Avreste accettato quell'offerta, vi trovavate Alvarez. Quindi 65 milioni per Dybala, ah, infortunio facile, però speriamo in bene, però resistenza, pecca resistenza. Lopez, Sorrentino, dai, vediamo questo nuovo Sassuolo se riuscirà a darmi le soddisfazioni giuste. Brozovic, ha inserito Brozovic in DD anche perché Kessié e Laimer erano stanchi, quindi entreranno dalla panchina. DD, Lopez, meno un po' di fisicità e anche qualità a centrocampo, come uno come Ndidi, bello alto. Almada, vai! Almada 1-0! Vai così, al 24esimo, Tiagone mio! Almada alza questo pallone, Bremer! 2-0, Bremer! Vai così! Bremer! Schema da calcio d'angolo questo e ha Bello funzionato con schema. attenzione, tocco corto e cross in area. Questo replay è più E qui possono meritato. nascere tanti Attenzione, gol. Almada aveva cambia direzione con la servito rete alle spalle del portiere. nel video precedente a che adesso lo fa Bremer. 72% di possesso palla, pazzesco. Lopez, lo perdiamo, dai. Non si può perdere palla così. Lopez che la recupera. Brozovic. Lazzari. Ritorno in Italia di Brozovic che è stato convinto dal progetto di JD. Almada ci prova Soppi. Comunque questa squadra è vero che ora si trova in bassa classifica, ma l'anno scorso ha vinto lo scudetto e gioca la Champions. Si è qualificata agli ottavi da prima di testa, a testa di serie. Denis Deulofeu. Qui a smarcarsi. Parata di Decisivo! Sommer, Questa è la prima Sorrentino va a azione del portiere che pressare. per niente sbagliato Che errore qui! d'ultima Sorrentino mette in mezzo per Almada! 3-0, occasione. Calcio suicidio d'angolo inteso Udinese, dal suicidio portiere. Udinese. 3-0, che errore qua. Adesso andiamo a fare i cambi, dai, prima di simularlo. 3-0. Grande partita, mi è piaciuto molto contro l'Udinese terza, quindi ottimo, speriamo che questa rivoluzione sia molto positiva per noi. 2-1, vittoria 2-1 col Genoa. Andiamo a giocare ora questa di Coppa col Torino, dai, così facciamo ancora esperimenti. 4-2-3-1. In porta Ariola. Kunku, Muldur, Lukeba, Molina. Kessié e Laimer, quindi proverò anche loro. Traoré, Enrique, Berardi. E in attacco, gli ha dato la 10, vabbè, gliela devo cambiare, mi sono dimenticato. Coglie. Il lancio profondo. Ottimo il pallone È 1-0 filtrato. per il Torino. 1-0. Ingenuità ancora Berardi che si difensiva. allarga subito, non hanno Abbiamo perso tempo. sbagliato clamorosamente in difesa. Almiron Hanno aperto piazza le due punte all'ottavo. che sono Sveglia state però in fase compromesse. difensiva, eh. È pur vero che adesso è praticamente una difesa, come dire, nuova, appena schierata. Non ci sono né Kessié. Bremer né Aké, che potremmo far fatica. Ma era giusto dare un po' di spazio anche a Lukeba e Muldur, soprattutto a Lukeba che si è visto Detto pochissimo. bene, Qui Molina Berardi in dice di no, poi lo fuorigioco. vede. Dice di C'è no con Ariola questo intervento. che ci salva. Palla messa in mezzo. Non riesce a allontanare definitivamente. Traoré, no, che errore, Traoré, non li devi fare, Traoré. Deboli. Questi Sta segnando erroracci, Ariola. Ariola. Grande in Attenzione a corridoio. Traoré.
Traoré, c'è il pareggio. Traoré 1-1, dai così. Mi piace tantissimo. Un gol più dell'avversario. È questo che dovrebbe garantirci una partita con occhio qui può concludere. Vabbè, C'è dai, la segnalazione fuorigioco? dell'assistente e gli ha Fuorigioco, detto meno l'arbitro che c'è male, meno l'offside. male, meno Tensione che male. scatena le proteste di Pure per tutti. il Possono Torino. riportarsi avanti qui. Lo para Ariola! Ariola lo para, calcio d'angolo, grandissimo Ariola. Philips! Qui Si Ariola ci sono salva regalati ancora. questa Siamo a minuto partita. scaduto, però, signor direttore. Se mo era a me, mi fischiavi anche in aria se Occhio al ero io passo in mezzo. attacco. È una questione adesso Fischia, di quindi si va energie, di voglia. ai supplementari. Allora, possiamo fare un cambio? Io voglio tenere questi qui e mi voglio spingere offensivo. Non c'è nulla da fare, voglio fare. Andare in fase offensiva ed entrerà Politano. Potevo cambiare tipo che sì, Laimer, potevo mettere fuori Molina e inserire Lazzari, pure Nkunku Rogério, ma mi serve il cambio offensivo e quindi entrerà Politano, che molto spesso l'ha Grande duplo di decisa, carica Politano. tentativo, squadre stanche ma che vogliono Quindi portare a la casa il scelta risultato. ricade inevitabilmente su di lui. Buongiorno, Diop. Diop. Lukic. Lukic, Occhi a verdi. Verdi, Recupera bene il bravo pallone. Lukeba, sbaglia, per un pallone Lukaku recuperato ancora ne ora. deve perdere 10 ora, Legge bene e interrompe l'azione avversaria. Cerca la soluzione fuori, fuori, personale. qui È ha forzato posizionato il qui il tiro, ma portiere forse che ci si è stava limitato anche ad perché sennò accompagnare la avrebbe conclusione sul ponte perso senza palla. intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe Molina, finita. come pressa alto questo Torino. Che sì. Che sì. Sorrentino. Sorrentino. Buona circolazione Julian da parte del Alvarez. suo. Tenta Trova la il forza di cross. Politano. Al volo Politano non Palla per calcia segnare bene. dal tipo di gettata Alvarez. dei propri Vai piedi. Lopez. Occhio per Vai. conclusione. Vai Non si Lopez. accontentano del pari, vogliono vincerla. Palla per Sorrentino. Politano. Qui Esce il generosità pallone pura dal di suolo. Lopez. C'era il suo 2-1 al numero 14, 114esimo. Il recupera il pallone Torino. Tutti i laterale. giocatori a terra. Sorrentino la piazza, gol pesante per Leo Sorrentino. Mentre impiegata la 2-1, Torino qualificazione che al ci mette in prossimo estrema turno. difficoltà, pur vero che abbiamo un po' Salta il difensore. mescolato questa formazione, c'era tipo gente come Almada che le decide, però 13 tiri per il Torino, forse una delle squadre che mi ha calciato di più. Andiamo, va. Però voglio fare così, la tattica di che ho usato su PES. È vero che ci sono comunque Roma, Roma, Atalanta che sono big match, però voglio giocare più partite possibili. Magari vedrò in off camera di giocare fino alla partita col Cagliari per poi vedercela direttamente nel prossimo episodio con il Lipsia. Magari giocare anche partite in off camera proprio per non cercare di simulare di meno, visto che abbiamo troppi punti da recuperare. Cioè dall'ottavo posto già, solo l'ottavo posto abbiamo 4 punti sotto. E quindi magari dissimulare di meno e gi le gioco così in off camera come feci con PES. Quindi per oggi mi fermo, giocherò questa con l'Udinese perché tanto l'abbiamo già vista, no? Pure in offerta per Bremer, il Chelsea offre 80 milioni. Ma io rifiuto, Bremer non si muove. Poi magari vedrò se c'è stato qualche cambiamento di mercato perché vi aggiornerò nel prossimo video perché comunque io ho ancora 76 milioni sul mercato che non sono pochi. Quindi vedrò, vedrò. Per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale. Cerchiamo di arrivare a 400 iscritti. Possiamo farcela. Lasciate un mi piace. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye bye! Online.